Buongiorno a tutti, benvenuti alla presentazione del Frisi. Quest'anno in modalità a distanza, purtroppo l'emergenza sanitaria ci ha costretti a cambiare le modalità di presentazione. Mi chiamo Lucia Castellana, dirigo questa scuola, questo è il mio quinto anno. Cosa dire ai genitori che devono fare questa scelta al termine della terza media? Il Frisi è una scuola che rappresenta un punto di riferimento forte per il territorio. L'obiettivo è quello di curare non soltanto l'aspetto professionale, ma anche la crescita culturale e umana degli studenti. Buongiorno, sono Fabio Resnati e sono il vicepresidente di questa scuola. Volete venire al Frisi? Vuol dire che avete voglia di studiare, avete desiderio di apprendere, avete curiosità intellettuale ed avete anche disponibilità, siete disponibili ad affrontare una sfida. E sono certo che questa sfida la vincerete. Se la affronterete e la vincerete, verrete ripagati con una preparazione solida, con delle basi forti e concrete per i vostri studi universitari e per il vostro futuro. Non è poco. Quindi giocatela questa partita e giocatela sino in fondo. Cambridge IGCSE, ovvero International General Certificate of Secondary Education. È un progetto che il Liceo Frisi ha messo in campo 2 anni fa per ampliare e potenziare la lingua inglese, ma anche altre discipline. Gli studenti sia della prima di scienze applicate che del tradizionale studieranno 3 discipline per 3 ore in più alla settimana sulla base dei syllabus britannici. Le discipline che abbiamo scelto sono, per il tradizionale, English as a Second Language, Latin e Maths, mentre per le scienze applicate English as a Second Language, Maths e Global Perspectives. 3 ore in più la settimana con docenti madrelingua che supportano i docenti italiani per poter sia potenziare la lingua straniera, ma soprattutto per arrivare alla fine del biennio ad acquisire delle certificazioni, 3 esami, che possono dare diritto ad un ingresso più facilitato nelle università italiane e anche straniere. È prevista naturalmente in terzo e in quarto una continuazione di questo progetto con discipline diverse e con altre sfide linguistiche ancora più avanzate. Allora, buongiorno ragazzi, siamo in uno dei laboratori del Liceo Scientifico Paolo Frisi, uno dei nostri laboratori scientifici, e già alle mie spalle vedete un po' di ragazzi che stanno lavorando. Normalmente in questo periodo noi ci prepariamo per il nostro Open Day. Quest'anno purtroppo non potremo accogliervi qua, siete sempre tantissimi e i ragazzi sono sempre molto entusiasti nel preparare le esperienze da farvi vedere. Quest'anno in particolare abbiamo avviato all'interno del percorso di scienze applicate anche un nuovo percorso di potenziamento in comunicazione scientifica. Si tratta di un progetto interdisciplinare del tutto innovativo che vede lavorare fianco a fianco la docente di italiano con quella di scienze e che coinvolge e cerca di coinvolgere sempre di più nell'ottica di interdisciplinarietà tutto l'intero consiglio di classe. È un progetto che si sviluppa in un'ora aggiuntiva curricolare e che si prefigge lo sviluppo e il consolidamento delle capacità di comprensione dei testi e delle abilità linguistiche. L'obiettivo finale è quello, per il primo anno, della produzione di un manifesto, un poster, uno slogan o un video, per approdare al termine del secondo anno alla produzione autonoma guidata di brevi articoli, di pillole di scienza, di stack news da presentare alle altre classi o da inserire nel sito stesso dell'istituto. Il percorso di biologia con curvatura biomedica è un progetto ministeriale che vede la collaborazione tra la nostra scuola e l'Ordine dei Medici della provincia di Monza e Brianza. Si propone di approfondire la conoscenza dell'anatomia e della fisiologia umana con delle lezioni tenute dai docenti di scienze della scuola e la conoscenza di alcune patologie tra le principali, tra le più diffuse, con delle lezioni tenute dai medici specialisti. A questa parte teorica si affianca l'attività laboratoriale che sarà svolta presso le strutture sanitarie del territorio
e che sarà valida come PCTO. Il corso si compone di 3 annualità a partire dalla terza liceo, sia di scienze applicate che del liceo tradizionale, ed esprime una importante valenza orientativa per quegli studenti che manifestano interesse e motivazione per la prosecuzione degli studi in ambito medico, paramedico, biologico, perché in questo modo possono verificare se effettivamente sono portati per questo genere di studi e per l'attività futura. Il progetto potenziamento della fisica prevede un'ora aggiuntiva di fisica nel primo biennio, collocata durante l'orario curricolare. Si rivolge agli studenti che sono interessati a studiare in modo sempre più approfondito la realtà che ci circonda usando strumenti fisico-matematici. Quindi l'attività aggiuntiva si concentra nel laboratorio di fisica, dove gli studenti hanno modo di sperimentare concretamente il lavoro del fisico eseguendo esperienze di vario tipo, e poi questa attività viene integrata con l'utilizzo di strumenti informatici per l'analisi e l'elaborazione dei dati, come per esempio Tracker o Excel. Il liceo offre diverse attività extracurricolari che sono curate da docenti interni oppure da esperti esterni. Tra le attività che abbiamo svolto negli ultimi anni ci sono il teatro, che termina con la rappresentazione di un'opera nel mese di maggio, poi abbiamo il concerto di Natale in cui si esibiscono alcuni nostri studenti, il videomaker che si occupa della creazione di cortometraggi, poi abbiamo il corso di biologia marina per cui i ragazzi hanno la possibilità di frequentare uno stage di una settimana e, oltre che seguire dei corsi sulla fauna marina, hanno anche la possibilità di seguire un corso di sub. Poi abbiamo il giornalino, che è redatto da un gruppo di studenti con cadenza periodica, il gruppo Interesse Scala, che offre la possibilità di seguire dal vivo alcuni spettacoli al Teatro della Scala, ed infine anche abbiamo corsi di gare di matematica, di fisica, di chimica, e oltre a questo ci sono anche tantissime attività pomeridiane sportive.